Gaetano Vincenza. Presente. Polito Francesco. Presente. Vassallo Domenico. Presente. Puzio Vincenzo. Presente. Amato Francesco. Presente. Presente. Rosso Franco. Presente. Scannelli Giacomo. Assente. Novellino. Assente. Mario. Curcio Guido. Assente. Sono cinque assenti. Sì. Andiamo con il primo argomento? Sì. Ok. Allora, primo argomento, lettura ed approvazione verbale seduta precedente. Allora, lettura ed approvazione verbale seduta precedente, esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020 e della relazione illustrativa. Approvazione piano economico finanziario TARI 2021 in applicazione delle deliberazioni ARERA numero 443-2019, numero 02-2020, numero 238-2020. Tributo TARI, tassa sui rifiuti, legge numero 147 del 27-12-2013, determinazioni, tariffe, annualità 2021. Vediamo? Passarlo. Aspettiamo un attimo. Allora. Ok. Argomento numero 2, ratifica ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000 della deliberazione della giunta comunale numero 55 dell'8 luglio 2021, avendo oggetto variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267-2000, provvedimenti. Relaziona il dottor Pecchieri, responsabile dell'ufficio finanziario. Allora, con deliberazione di giunta comunale numero 55 dell'8 luglio 2021, è stata disposta una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175,4 del testo unico. A norma dell'articolo 175,4, quindi la Giunta è competente ad adottare la variazione d'urgenza, quindi salvo ratifica delle stesse entro 60 giorni, quindi da parte del Consiglio Comunale. Con la citata delibera, di fatto, quindi sono state apportate variazioni, quindi su indicazione del responsabile dell'area tecnica e dell'area amministrativa. Si sostanziano queste variazioni in adeguamento degli importi praticamente quindi previsti in bilancio per le spese di progettazione inerenti alle opere di consolidamento costruire roccioso località San Rocco e sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali a valle della frazione Battaglia. Trattavasi di risorse, quindi una parte di queste risorse erano pervenute lo scorso anno ed erano confluite nel risultato dell'amministrazione vincolato per 345.654. Ora, quindi con questa variazione sono state applicate al bilancio di previsione, quindi insomma, l'avanzo vincolato, quindi insomma, derivante dalle risorse incassate l'anno scorso. Per cui quindi l'importo complessivo attualmente iscritto in bilancio della parte entrata e parte spesa quindi, è di 416.521,62 per gli interventi insomma, predetti. Il responsabile dell'ufficio tecnico inoltre ha segnalato ha applicato quindi con la variazione d'urgenza avanzo vincolato derivante dall'utilizzo delle risorse di cui alla misura ex 225 del PSR Campania per 47.580 per far fronte praticamente quindi, insomma, al rischio quindi, che durante il periodo estivo aumenta in modo esponenziale, quindi il rischio connesso al danneggiamento del patrimonio boschivo comunale e le aree naturalistiche. Quindi al fine di intensificare l'attività di controllo e tutela ambientale, quindi anche delle aree annesse, quindi è stato applicato l'avanzo e
bilancio un importo di 47.180. Per quanto riguarda invece il responsabile dell'area amministrativa, quindi ha indicato di applicare praticamente, quindi l'avanzo vincolato derivante praticamente dall'ultimo rendiconto approvato, sia per poter effettuare quindi il, diciamo, la liquidazione degli arretrati contrattuali dei segretari comunali a seguito della del nuovo contratto collettivo nazionale, e nonché per liquidare gli importi relativi ai diritti di segreteria, quindi insomma per quindi contratti sottoscritti lo scorso anno. Quindi il Consiglio è chiamato a ratificare la delibera di giunta comunale. Abbiamo questo il parere favorevole del revisore dei conti, quindi votiamo per l'immediata esecutività. Argomento numero 3, modifica piano triennale, opere pubbliche e TUP 2021-2023. Passo la parola all'assessore Polito. Allora, per quanto riguarda il piano triennale, non ci sono grosse modifiche rispetto a quelli che abbiamo approvato finora, quindi ci sono tutte quelle opere che attualmente sono in corso, più altre opere tipo la viabilità a cui stiamo cercando di attingere il finanziamento, poi c'è il postone per quanto riguarda il patente, insomma sono dei lavori in cui aspettiamo i decreti oppure quelli che sono in corso. Dal punto di vista della programmazione più a lungo termine, noi siamo in attesa dei finanziamenti, i nuovi finanziamenti che arriveranno del PSL della Regione Campania, e nel frattempo ci stiamo muovendo sui finanziamenti che vengono proposti di man mano, soprattutto per quanto riguarda i ministeri, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Abbiamo partecipato anche a dei progetti per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, però sono tutte, diciamo, che sono comunque contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche. Però questa è una fase in cui non ci sono, diciamo, grosse programmazioni a cui attingere fondi, ad eccezione di quelle dei ministeri. E quindi per il piano triennale, diciamo, si conferma quello che avevamo fatto sino ad oggi, comprendendo anche le opere pubbliche. Il nostro principale impegno principale è rivolto proprio al completamento di tutte queste opere che attualmente sono in corso, perché abbiamo una tempistica abbastanza stringente dovuta al fatto che sono comunque finanziamenti aperti da diversi anni. E quindi questo è per quanto riguarda il piano triennale. Passiamo alle votazioni. Votiamo per l'immediata esecutività. Quarto argomento, variazione di assestamento generale 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023. Relaziona il dottore Lettieri. Allora, il testo unico degli enti locali, l'articolo 175,8, sancisce l'obbligo per il comune entro il 31 di luglio di ogni anno di effettuare una verifica generale a tutte le voci di entrate e di spesa iscritte in bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di verificare il mantenimento del pareggio di bilancio. Il successivo articolo 193,2 stabilisce che il Consiglio Comunale, l'ente, almeno una volta entro il 31 di luglio di ogni anno, con delibera, quindi provveda a verificare praticamente, insomma, se permangono gli equilibri di bilancio, e in caso contrario ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare gli equilibri di cassa, gli equilibri nella gestione dei residui e nella gestione di competenza, quindi a riconoscere eventualmente, quindi insomma a ripianare i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del TUEL, e a verificare insomma ed eventualmente adeguare quindi lo stanziamento al fondo credito di dubbia esigibilità.
quindi sempre al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Allora, con la nota 2355 del 6 luglio 2021, quindi io in quanto responsabile dell'area finanziaria, quindi insomma ho chiesto agli altri responsabili di segnalare l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, quindi l'eventuale modalità di copertura, nonché le variazioni da apportare, quindi insomma ai sensi dell'articolo 175, quindi agli stanziamenti del bilancio, quindi, insomma, approvato il 15 di aprile 2021, e a comunicare eventuali situazioni, quindi insomma atte a verificare gli equilibri di bilancio, quindi al fine di eventualmente adeguare il fondo rischi. Allora, i responsabili quindi hanno risposto con note del 17 luglio e del 15 luglio 2021. Allora, in linea di massima, quindi insomma nell'area economico-finanziaria, quindi si segnala l'assenza di criticità nella gestione dei residui, l'assenza di debiti fuori bilancio da sorti nell'area, quindi da riconoscere, e così come l'assenza di situazioni atte quindi a pregiudicare gli equilibri di bilancio per cui effettuare ulteriori accantonamenti a fondo spese potenziali, e segnalano alcune variazioni da a portare al bilancio di previsione che vedremo successivamente. Stesso dicasi per quanto riguarda quindi, insomma, gli altri responsabili, quindi i quali non hanno segnalato alcun debito fuori bilancio, alcune criticità nella gestione della competenza dei residui, nonché perché in situazioni immediate a pregiudicare gli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda invece quindi le variazioni quindi da apportare in questa fase, quindi a metà anno, allora, nell'area economico-finanziaria si tratta di aggiustamenti su singoli capitoli di entrata e di spesa. Quello, l'aggiustamento insomma, però di maggiore rilevanza riguarda il capitolo della pasta rifiuti, il capitolo di entrata 52. Ora, in quanto, quindi a seguito dell'approvazione del PEF validato dall'ente d'ambito, quindi il quale ha stabilito quindi la possibilità per l'ente di avere entrate da rifare nel 2021 per 139.020, il Consiglio Comunale con deliberazioni precedenti quindi, ha già stabilito praticamente quindi, insomma, di attingere come gettito tributario TARI un importo inferiore di 125.324 e di finanziare la restante parte, praticamente quindi, insomma, 13.696, attraverso l'applicazione della quota del fondone 2020, quindi di fondi quindi pervenuti quindi per il Covid nel 2020, che come previsto anche dalle FAC del Ministero, quindi possono essere utilizzate per la quota di 13.696. quindi a finanziare agevolazioni tributarie quindi, in merito alla tassa sui rifiuti. E quindi ho segnalato la necessità di applicare praticamente l'avanzo di 13.696, quindi che deriva dall'ultimo rendiconto approvato, proprio che coincide ovviamente con la quota del fondone quindi, che finanzierà quindi, le agevolazioni tariffarie ai contribuenti nel 2021. Per quanto riguarda invece quindi, le variazioni segnalate dall'ufficio tecnico, quindi sottolineiamo quindi l'adeguamento degli stanziamenti, quindi gestiti in bilancio, quindi per l'opera del recupero e sistemazione Palazzo Bruno. Ovviamente quindi, abbiamo la necessità di adeguare gli stanziamenti a quello che è il quadro economico e registriamo quindi un incremento di 567.977,81 quindi sul capitolo di entrata e di spesa. Stesso dicasi per il contributo per le infrastrutture sociali, articolo 1 legge 360 del 2019, avevamo uno stanziamento di 18.15 relativo al 2020, abbiamo inserito anche l'importo relativo al 2021 per ulteriori 18.15 nel 360 del 2019, articolo 1. Abbiamo inserito in bilancio anche quindi, gli importi relativi all'opera lavori di consolidamento costone roccioso, 600.000 euro per la parte entrata e parte spesa a seguito della precedente deliberazione, quindi abbiamo inserito nel tutto la deliberazione precedente adottata, ed è stato adeguato anche il capitolo di entrata relativo agli introiti della gestione del capello, tenuto conto dell'andamento degli incassi, quindi registrati nei mesi di giugno e luglio,
tenuto conto anche dell'andamento delle entrate registrate nell'anno 2019 e 2020. Per quanto riguarda la parte spesa, quindi per le opere pubbliche, ovviamente le variazioni si sostanziano quindi in incrementi di pari importo rispetto alla parte entrata, ovviamente al pareggio. Inoltre l'ufficio tecnico ha segnalato la necessità di incrementare il capitolo relativo alle spese del servizio idrico delle contrade rurali di ulteriori 8.000 euro per far fronte agli oneri connessi alla fatturazione che proviene dal consorzio Acquedotto Lucano. Per quanto riguarda invece il responsabile dell'area amministrativa, ha segnalato la necessità di inserire in bilancio il contributo pervenuto dall'ente parco di 5.000 euro, quindi per quali spese per lo sviluppo turistico, quindi dell'area Capello, che viene dal Parco Nazionale, sia per la parte entrata che per la parte spesa. Nonché ha segnalato la necessità di eliminare quindi la previsione quindi di spesa relativa al contributo locazione locale caserma di carabinieri, in quanto abbiamo inserito in bilancio delle somme che erano destinate a contribuire alla spesa per la locazione della locale caserma dei carabinieri, ma la prefettura di Salerno quindi ha inviato una comunicazione riconoscendo, dando la possibilità a ente di eliminare dal bilancio, quindi si è fatta carico dell'intero importo della spesa annuale. Allora, dalle comunicazioni pervenute, quindi, non si segnalano quindi particolari, cioè non si segnalano squilibri, quindi vengono mantenuti gli equilibri di bilancio sia per la parte corrente capitale che per la gestione dei residui. Non si segnala praticamente quindi il mancato utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa e quindi anche per l'anticipazione di tesoreria, quindi non viene fatto utilizzo. Nella gestione dei residui, i residui al primo gennaio 2021, i residui attivi ammontavano a 636.418,82, sono stati riscossi alla data del 6 luglio 164.516,61. Per quanto riguarda invece i residui passivi, al 1 gennaio 2021 ammontavano a 724.903,74, sono stati pagati residui passivi per 486.698,89 alla data del 6 luglio 2021. Quindi la gestione dei residui sostanzialmente è una gestione in equilibrio, quindi non pregiudica l'obiettivo finale dell'ente. Il saldo di cassa, dalle informazioni desunte dalla tesoreria comunale, al 30 giugno 2021 quindi il saldo di cassa ammonta il saldo di cassa di diritto a 1.877.493,81. Quello di fatto 1.903.139,04. Le risorse stanziate come fondo di riserva di cassa e bilancio quindi ammontano a 5.498,07 e il sottoscritto praticamente quindi ha effettuato anche una verifica sullo stanziamento al fondo credito di esigibilità. Allora, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, punto 3.3, è stato effettuato il calcolo, quindi, è stato verificato attualmente in bilancio era uno stanziamento di 32.809,88. Dal calcolo effettuato l'ente avrebbe potuto ridurre lo stanziamento di spesa fino a 26.867,56. Abbiamo ritenuto opportuno mantenere invariato per ragioni di prudenza lo stanziamento iniziale, che quindi resta confermato a 32.809,88. Allora, quindi il Consiglio Comunale, ovviamente abbiamo bisogno di un parere di favorevole delle revisioni dei conti, è chiamato a prendere atto delle comunicazioni, quindi costituiscono allegati alla presente delibera del responsabile della finanziaria amministrativa e tecnica, nonché della relazione tecnico-finanziaria redatta. È chiamato ad apportare al bilancio di previsione le variazioni precedentemente segnalate che costituiscono allegato nuovo a questa delibera, ad applicare al bilancio di previsione, quindi l'avanzo vincolato di 13.696, come precedentemente quindi chiarito,
prendere atto, dare atto che rimane invariato lo stanziamento al fondo credito per esigibilità per 32.889,88, a dare atto che al momento non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del testo unico, in linea generale dà atto che permangono gli equilibri di bilancio e che gli stanziamenti di bilancio, l'andamento della gestione è coerente con i vincoli di finanza pubblica. Infine che questa delibera rappresenta un allegato al rendiconto dell'esercizio del 2021. Passiamo alle votazioni. Votiamo per l'immediata sostituzione. Quinto argomento, conferimento della cittadinanza onoraria a un personaggio immaginato dallo scrittore Maurizio De Giovanni, il commissario Ricciotti. Dunque, la concessione della cittadinanza onoraria al personaggio che è nato dalla fantasia dello scrittore Maurizio De Giovanni, il commissario Ricciotti, rientra nell'ambito dei progetti che sono stati pensati da questa amministrazione, di cui ha relativo programma, per quanto riguarda la valorizzazione e lo sviluppo del territorio locale. L'interesse nei confronti di questo personaggio scaturisce dal fatto che l'autore, Maurizio De Giovanni, colloca la nascita del protagonista del suo romanzo, quindi del commissario Ricciotti, precisamente in una contrada del nostro comune e al Fortino di Casaletto Spartano. Questa citazione viene richiamata sia nel primo romanzo dell'autore e poi riportata nella trasposizione televisiva dei romanzi che si è avuta nell'autunno. Si tratta di romanzi molto importanti, tant'è che sono stati tradotti in 16 lingue e letti in 31 paesi. Ecco perché l'interesse di questa amministrazione, poiché non solo la citazione della nostra contrada nei romanzi, ma i romanzi sono intrisi di tutte le connotazioni della nostra comunità, del vivere cilentano e delle tradizioni cilentane. Per questo l'amministrazione ha pensato di conferire la cittadinanza onoraria al personaggio, che poi verrà riconosciuta insomma, attraverso il suo autore, Maurizio De Giovanni, che sarà presente nella contrada Fortino in una serata dedicata a questo evento, precisamente il 24 agosto, che si svolgerà direttamente nella contrada Fortino. L'intento è proprio questo, quindi di riconoscere, cioè di dare riconoscenza a questo personaggio che ha contribuito a far conoscere, che è un simbolo insomma dei luoghi, che ha contribuito a far conoscere nel mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura. È anche una sorta di buon augurio, di buon auspicio anche nei confronti dell'autore di continuare a ricordare insomma nei suoi romanzi, sperando che abbiano un ulteriore seguito, la nostra cultura e di rendere il commissario Ricciotti un ambasciatore. Passiamo al sesto argomento, che sono comunicazioni varie. Allora, approfitto per fare un attimo il punto della situazione, poiché l'evoluzione della situazione epidemiologica è abbastanza, sta prendendo insomma una piega un po' particolare a livello nazionale. Approfitto per dire che al momento sul territorio non sono presenti i contagi. Richiamiamo però l'attenzione in vista proprio del periodo estivo, soprattutto del mese di agosto e dell'arrivo insomma di tanta gente sul territorio, e chiediamo massima attenzione e rispetto delle disposizioni in materia. Anche per questo stiamo per preparare il calendario estivo, il quale comunque subirà una serie di limitazioni anche per tutelare insomma l'incolumità dei cittadini in vista nel rispetto chiaramente delle normative anti-Covid. Approfitto
approfitto sempre di questa sede per scusarmi con la cittadinanza per le incombenze, insomma, dovute ai lavori che ci sono al momento sul territorio. Ci teniamo a dire che ci scusiamo soprattutto con le attività che hanno avuto più ripercussioni, insomma, soprattutto nella giornata di ieri e anche durante questa giornata, però possiamo dirvi che entro questa sera, insomma, le problematiche saranno risolte, perché i lavori, insomma, che interessano soprattutto questi punti più importanti verranno conclusi in giornata, insomma, questa sera. Gli argomenti sono conclusi. Approfitto sempre in conclusione per ringraziare il brigadiere Parelli, la presenza e l'agente Giulio Teresa. Grazie.